Sariella in... in GOP. A Napoli secondo me si stanno sbellicando delle risate. Vabbè, ma come sempre per quanto mi riguarda, una persona che ha dentro di sé, ecco, il sole di Napoli, vediamo chi è avanti. Buongiorno, buongiorno. Sergio Assisi. Grazie. Benvenuto. Grazie, grazie. Grazie. No, è che io sono un napoletano. Come va? Ma come va, Testina? Ciao. Ora guadagno e pago pretendo. Cavolo, senti un po', okay. Questa baracca qui, no, che sono un napoletano evoluto. Ah, ecco. E infatti ti ho portato, ho rubato questo qua fuori. Non lo so di chi è. Se può servire. Questo è il nostro oroscopo. Sì, sì, lo però so. Questo qua porta bene, e grazie. Te l'ho io sono questo felice. È il corno d'oro, il corno d'oro. Esatto. Sergio, abbiamo voluto, abbiamo scherzato, tu sei Sergio Assisi, ma potresti essere Assisi, Firenze, Napoli, Cosenza. Ma certo, assolutamente, ma anche Madrid. Sì. Madrid, Parigi, eccetera, eccetera. Guardiamo un piccolo estratto della tua carriera infinita, perché sei una vecchia volpe della nostra televisione. Vecchia volpe della nostra televisione. Non ho niente da dire. Perché sei venuto qui se non vuoi smettere? Perché qua si mangia facile, si sa. Non è come alla Caritas che ti devi pure lavare per mangiare. Eros, ascolta. Ti fidi della parola di un vicecommissario? No! E allora ti dovrai fidare di quella di un uomo. Bravo! Che hai fatto? Ma che bel vestito! Non vedo che le sta proprio a pennello. Comunque appena mi si asciugano i vestiti glielo restituisco. Ma no. Credo che la signorina voglia farti capire che è fidanzata. Ma io non sono geloso. Io sono gay. Eh? Adesso vorrei presentarvi l'uomo che ha cambiato la mia vita. Lo chef Andrea Sarti. Oddio. Io non sono Andrea, sono Sara. Maestri, mi sono sfastidiato, abbiamo finito questo quadro pittà. A Jack. Parla solo napoletano e mangia gli spaghetti con le mani. Pittù, per me è finita la pittata. Ma che bravo! Parla solo napoletano. Mamma mia, com'ero giovane, parla solo napoletano. Sì, io parlo solo napoletano. Come un po', veramente, mi sono ispirato un po' a Massimo Troisi, che... No, Massimo, cioè, non se ne importa. Cioè, lui parlava napoletano. Se mi capisci, mi capisci. Se non ma mi capisci, napoletano non fa è una lingua, non è un esatto, dialetto. Esatto, è una sonorità. Brava, è una si sonorità. Parla nel mondo, però, Simo, io adesso anche voglio il milanese. Dire... No, molto meno. Appunto dico, no? Però dice una milanese, appunto molto meno. Simo, mo lei adesso... è milanese, io no, Torinese tu? Neanche, no? Bolognese, ma andiamo avanti. Vabbè. Io voglio dire, Simona, sì, ma adesso ci facciamo parlare dietro dalla gente, sì, perché esatto, arriva un ospite napoletano, si siede, chiaro, anche un caffè gli offriamo. Ma appunto, ti sai, che dai, io vi ho portato il corno, voi mangio cioè, un caffè. Ma è lei, è colpa dai sua. Ma chiamiamolo subito, caffè. Femmera, cinema la femmera. Sempre di non c'entri niente tu oggi. No, attaccano, t'appiccicano. Ciao Barbara Corria. Ma che bello averti qui. La ragazza del bar. Abbiamo portato un bel papà per addolcirvi un poco a voi due. Siamo dolci. Siete tremende. Perché? Perché mi sono dovuta autoinvitare oggi. No. Sera per voi, buonanotte. No, non c'avevamo, non sapevamo non che non ci avevate pensato? No. Cioè, invitate a tutti. Ci sta Sergio Assisi e non mi avevate invitato? No. Non avevamo fatto questa associazione. Non avete fatto... Cioè, io sono venuta da Assisi a piedi, ci sto cercando. Ho girato tutta Capri per venirlo a trovare. Io lo sapevo, abitava a Napoli, a Via Foria. C'è una via, vedi, via Foria. Vedete, vabbè, noi da sempre, c'è sempre stato un grande... Ma scusa, ma non eri pazza di Alessio Boni? Allora, Paolo, fatti tu, mi dispiace, a me mi piacciono i Boni, va bene? Ma gli piacciono tutti. Tutti. Basta che respira.
Non è vero. Sergio, dell'amore, quanto sei stato sempre pazzo e innamorato di me. È vero, questa è una cosa. Però ti avevo chiesto di non dirlo in diretta la mattina. Vabbè, però ormai posso baciare. Sì, assolutamente. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Questa è casa tua. Posso spezzare un braccio in tuo favore? Allora, spezzo un braccio in favore della foria. Lei sente la primavera, capito? Brava, Simo. Sono quegli ormoni, capito, della primavera. Noi fioriamo, siamo come... Paola ha detto posso fare quello che voglio. Quello che vuoi, questa è casa tua, Barbara. Ma che vuoi fare? Non ho capito. Ci manca... L'hai detto tu. Ah, ma un po' che sei gelato. Ma tu mi hai detto... Ma... Ragazzi, no. Volevo dire che ci stava provando, ha cacciato un pochino, però... No, l'ha cacciata lei. Scusa, Fabrizio, possiamo fare un primo piano di questi due straordinari attori? Esatto. Guardate quanti sono bellilli, con tutto il rossetto rosso sulla faccia. C'è un fazzolettino. Ma guardiamo anche lui, guarda lui, meraviglioso. Ha fatto così pure con Alessio Boldi. Pure. Senti, molto poco cinematografico, molto vero, molto reality. Non è vero, siamo attori. Siamo dei professionisti. Metodo Stanislavski. Sì, sì. Stanislavski. Con tutto sto rosso sembra un thriller ormai. Sembra che c'avete il sangue che crescendo. Vabbè, io intanto verso il caffè. Scusate se ve lo dico, poi dopo, ma come l'avete accolto questo ragazzo? Io pure voi, però. Ma io dopo che mi posso aspettare. L'avete accolto con mia bella madonnina. Meno male che ci hanno portato una bella tazzulella. L'hanno fatta apposta. L'avete fatta apposta. E mai niente ce fanno sapere. Fame, sanno tutte quante, invece ci aiuta, ci abboffa nei caffè. Però vi perdono perché non siete napoletani. Siete due donne bellissime, due donne passionali. Però tu di dove sei, Simo? Io sono nata a Bologna, ho vissuto a Torino, sono a Milano dal 94. Vabbè, è eccezionale, però vabbè. E Paola, scusami, tu hai fatto tante cose belle, tu sei stata pure a Napoli 3 anni, hai portato tante cose belle. Ciao Andrea, forza Napoli sempre! Ciao Andrea, ciao! Però, di dove sei? Io sono di Brugherio. E vabbè, quindi che parliamo a faccia? Non so neanche dov'è. Allora, scusate, posso? È in provincia di Milano. In provincia sempre di Milano? Bellissimo, sempre bello. Voi siete due femmine esagerate. Però, se permettete, io vi voglio lanciare proprio, voglio fare proprio come sono femmina napoletana. Va bene, vediamo. Dobbiamo imparare. Sì. Voglio bene, tu mi fai morire. Io, se non era per mamma mia che mi spiegava tutto, all'età vostra credevo ancora che i bambini nascessero, sai come? Sotto un cavolo. Con un bacio. Io dovrei amare. Io dovrei amare. E chi mi piglia per spagnola, son nato con te mole, metta coppa a chi vogli. Chi mi piglia per francesa, chi mi piglia per spagnola, son nato con te mole, metta coppa a chi vogli. Meraviglia, che donna straordinaria, Mattina Picca, Franca Valeri, ragazzi. Mamma mia. La storia del teatro, del cabaret, poi adesso dovrebbe suonare il citofono, ma io sono certa che suonerà perché sono paragnosta, lo sento dentro, sta per suonare il citofono. Ma figlia di gran famiglia. Vado io. Hai visto? Vado io, ragazze. Vado io. Lo sentivo. Vediamo, magari un altro bono, vediamo. Vorrei non finisse mai questa puntata. Anch'io. Sento dell'ironia in questa cosa. Sì, sì. Ah. Salve, forse ho sbagliato, cercavo Paolo e Simona, non è... No, stanno qua con me, sei fortunato, allora ci sto pure io, stanno qui, ecco, vado ad aprire.
Ma chi è? Enzo De Caro. Ragazzi, Enzo De Caro, il maestro. Nada azzurelle, caffè. E mai niente ci fanno sapere. Noi ci possiamo me fare, sanno tutte quante. Invece ci aiuta, ci può fare caffè. Nada azzurelle, caffè. La sigaretta coppa per bere. Che sanno chi ne sbaglia, fanno sulle broglie. Se lisciano, se vattano, se pigliano i caffè. Ma oggi non c'è posto per le cose da mangiare. È l'orario giusto, anche perché mi sono voluto subito adeguare finalmente a questa Napoli che cambia, Napoli delle start-up, senza quei, basta con i luoghi comuni, la pizza, pulcino. È ora finalmente questa Napoli che cambia. Mi sono adeguato a questo nuovo sistema. Basta, start-up, sì, innovazione. Ancora, cioè, fai solo trasmissioni, il babbale, no, cose antiche. Ma non si può chiudere, non si può fare. Un profumo, ragazzi, sì, babà, un profumo che mi stanno tentando da quando sono entrata. Però Simo, abbiamo un altro ospite, ma ci facciamo guardare sempre alle spalle. Noi gli offriamo il caffè, pare brutto. Cioè io non so... Ma che devo richiamare? Beh, che è arrivato Enzo, no? Sì. Allora, caffè! Aspetta, scusa, vai, Paolo, scusate, vai a fare qualcosa, vai a più caffè, dai. Vai. Mi comanda Bacchetta, ma è peggio di Cloris. Forza. Oggi Cloris sta a Napoli, pensavo di esservi salvato, invece voglio fare un appello. Cloris, ovunque tu sia, torna. Ovunque questa casa aspetta Napoli, a te. A Napoli, Vai, vabbè, torna. Forza, vai, vado a prendere il caffè, caffè, va bene. Grazie, dai. Allora, Enzo, carriera formidabile. Parliamo innanzitutto del tuo ultimo... della tua ultima fatica. È stata La mano di Dio, Paolo Sorrentino, che io ho trovato straordinario. Capolavoro. Veramente un film meraviglioso che è arrivato nella cinquina, come si suol dire, in tutti i sensi. È stata una cinquina in tutti i sensi questo, sì, questa edizione degli Oscar. Questa, ecco, così dici, questa... in tutti i sensi è la cinquina dei miglior film straniero, proprio sul filo di lana, e non ha vinto l'Oscar, però lo meritava, devo dire, perché è stato un film straordinario. Cosa ne pensi? Io penso che sia veramente un piccolo capolavoro. Credo che sia un film che resterà, un film che si studierà, perché è un prototipo. Io mi è capitato di leggere nelle recensioni dei quotidiani, a volte si trovava film autobiografico, altre volte stava in commedie, altre volte era fantasy, ma eccetera, eccetera. Ed è vero, hanno certo, tutti ragione, vero, come dice un libro di Paolo. Un po', di tutto, perché un po'. Era un film con tanti generi dentro e ognuno portato magnificamente. Non so come ha fatto, veramente è stata La mano di Paolo. Questa, sì, è stata La mano di Paolo, bravo Paolo. Allora, vediamo un po', diciamo, qualcuno dei tanti ruoli, del nostro Enzo De Caro. Comandante della missione, Enzo De Caro. Stop, basta, break. Ma che vi ricordate? Sempre quando è il momento di mangiare di mettervi a litigare. Sembrate Tom e Jerry, Titti e Gatto Silvestro. Eros e Thanatos. Gianni e Pinotto. Antonio e Cleopatra. Mazzola e Rivera. Amore e Psiche. Totò e Peppino. Qui, qua, qua. È davvero incantevole. Mi chiamo Riccardo Ciccolone, mi occupo di cinema e vorrei conoscerla un po' meglio. Non provi a dirmi di no, eh? Niente. Niente, ma proprio niente. Non succede niente in questo borgo dimenticato. Eccoci qua. Papà? Sì? Lo sai che i nostri missionari sono andati a lavorare in India? Ce l'hanno raccontato oggi in chiesa. Non vorrai mica andare fino laggiù anche tu? No, piccola mia? Mi piacerebbe, ma solo se mi accompagni tu. Renzo. Eh? Scusa per tutto il casino. Beh, certo, grande casino. Però va bene così. Senza grande casino, io triste. Pomeriggio.
Però non possiamo dimenticarci. Perché no? No, se lo vuoi dire ai colleghi che vengono dopo al TG, io non ho problemi. No, sono libera oggi, guarda. Anch'io. Enzo, non possiamo dimenticare che tutto ha avuto inizio con la grandissima smorfia. Anzi, RH negativo all'inizio, un gruppo molto più folto, che poi si è ridotto a tre grandissimi personaggi, Tulle, Lorena e Massimo Troisi. Allora, vogliamo rivedere un pezzo della straordinaria smorfia che è stata assolutamente innovativa, portando per la prima volta un genere napoletano. Infatti i risultati si vedono, basta con i luoghi comuni di Napoli, esatto. Basta con bravo, queste cose. Bravo, ecco sì, rivediamo un pezzo della smorfia. Dopo 40 anni i risultati si vedono finalmente. La mozzarella. Verrà la fine del mondo in 80 giorni! 40, papà, 40 giorni! Chi lo gira del mondo in 80 giorni? Verrà la fine del mondo! No, aspetta, no, non fate così! Scusate, mi è stato detto, salva gli animali, salva la famiglia, salva te stessi! Io non sto dicendo. Se non mi è stato detto niente di voi, vuol dire che allora voi. Vuol dire che allora voi. Vuol dire che allora voi? No, no, vuol dire che voi proprio, eh! Vuol dire che voi proprio! No, no, parlate, si tenete qualcosa a riccio, dite! Mo che deve venire il diluvio, nessuno ne sa niente! Tutti quanti buoni, tutti quanti bravi siete stati, eh! Io non faccio niente! Avete fatto quelle schifezze, avete fatto! Le avete fatte, le schifezze! Uomini, donne, non si capiva più niente, non si capiva! Ma avanti, vi siete sbagliati, perché io... Eppure voi, pure voi! Certamente pure voi! Ma non ci... Pure voi! Pure voi! Ma tu sei il mio figlio patriarca, ti salvavo stesso! No! No! No, solo la mia famiglia! No, no, patriarca, chi si salvavo stesso? Che quello che corno che te ne si imbarcava in che ricordo qualche aneddoto particolare, ne avrei milioni con tutte le gag, gli sketch che avete girato insieme col grande Massimo Troisi, indimenticabile. Guarda qua, la gag di questi tre ragazzi che, come dicevo, erano tre, non erano quattro amici al bar, ma erano tre amici al teatro che volevano cambiare il mondo con le parole. Tanto era un momento in cui si cercava di cambiare il mondo con la lotta armata, con delle cose, e quei tre ragazzi al teatro volevano cambiare il mondo con le parole, erano semplicemente dei giovani cittadini che, a cui pensa allora, volevano liberarsi dei luoghi comuni, Avilse, Fugliatese, soprattutto, detta benissimo finalmente questa parola, però la cosa che mi tocca sempre è la gioia, l'entusiasmo, che mi piace tanto quando capita, perché guarda, i giovani di adesso non sono così male, io lo so, sono all'università, quindi la fascia 20-30 non è così male, certo. Quindi dobbiamo avere fiducia. Bravo. Perché stiamo nelle loro mani. Assolutamente, il futuro è dei giovani, prima o poi andremo in pensione, quindi diamo spazio a questi ragazzi e diamogli la possibilità sarebbe di mostrare ora, il loro ora. Talento, io sono assolutamente andate d'accordo. Avanti che mo arrivo. Andate avanti che mo arrivo. Allora Enzo, tu sei molto legato alla famiglia di Totò, stai seguendo una fondazione proprio legata. No, a parte un'amicizia trentennale, tra l'altro noi non è che siamo, noi c'era proprio una devozione, è diverso, sì. L'ammirazione, i fan, i follower, a Napoli c'è una devozione proprio per Totò, e io sono amico da tanti anni di Liliana De Curtis, sì. Che è la figlia di Totò, sì. Adesso c'è Elena, sua figlia, e... Diciamo così, la mia città che brilla per tante altre cose rispetto alla custodia della memoria di Totò non è stata proprio brillante, perché ci sono state tante difficoltà nella sua casa, nel suo museo. Anzi, io guarda, spero, proprio facendo uso privato di una cosa pubblica, spero tanto anche che il nuovo sindaco di Napoli, che tra l'altro è stato il rettore della mia università, la Federico II, sì, Michela Bravo, Bravo, quindi, Bravo. E che adesso, che è persona assolutamente aperta e sensibile, abbia a cuore tutto il percorso della fondazione, perché quello è un patrimonio dei napoletani. Certo. No, quello è un patrimonio mondiale, non è un patrimonio andrà, dei napoletani. Però ci vuole un posto, un luogo. Bene, sono anche contenta fisico. Che tu abbia fatto questo appello. Anche perché Totò, proprio il principe Antonio De Curtis e Totò riempono un po' tutte le varie anime di Napoli, no? C'è un filo rosso che lega
proprio l'ombrello di Totò in tutti i napoletani. Sergio, anche tu chiaramente sei un grande estimatore, non si può dire, come diceva Giustina. Ma io parlo con le frasi di Totò, cioè io parlo con le battute di Totò. Ma tu l'hai studiato anche tanto, il principe, hai qualche aneddoto, qualcosa di particolare da raccontare? Guarda, ti posso raccontare qualche cosa, perché io, avendo lavorato con Carlo Croccolo quando facevo Capri, e Carlo ci parlavamo, ho partecipato anche a un documentario su Carlo, e mi diceva che insomma Totò aveva un carattere particolare, non era era abbastanza rigido, e sul lavoro era terribile, nel senso che voleva avere sempre l'ultima battuta, come è dei geni della commedia dell'arte, non vuoi essere scavalcato. E per esempio in un film con Carlo Croccolo, che era Signori si nasce, uno dei miei preferiti, c'è una battuta dove Totò dice: sul sum corda, Carlo Croccolo cerca di dire l'ultima battuta, Totò fa: che vuol dire? E lui fa: non lo conosco il francese, cioè fa la battuta Carlo Crocco, e Totò ne dice un'altra ancora, dice: animale, questo è siciliano. Cioè lui doveva chiudere lui. Tra poco noi ve lo faremo incontrare. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Aspettate, ci torniamo tra poco con Totò. Citofonare Rai 2. Siamo qui con Enzo De Caro, Sergio Assisi, stiamo proprio sognando. Stiamo sognando parlando del grande Totò, del principe. Abbiamo visto il principe che andava a Napoli a fare la spesa, voi avete avuto modo di respirarlo per tutta la vostra vita. Sì, assolutamente sì, io vivo, ripeto, come dicevo prima, delle battute. Parlando con Enzo delle battute più belle, eccetera, ce n'è venuta una in mente che è stupenda. Lui vestito da donna che cerca di non pagare l'affitto col proprietario di casa, lo guarda e fa: ma cosa fa? Lei mi spoglia con gli occhi. Spogliatoio. Sì, no, questa è pazzesca. Spogliatoio, cioè geniale. Meraviglioso. E allora, cari signori, è arrivato il momento di farvi incontrare Totò. Io sono felice di farvi questo regalo. Eccolo, il principe. È pronto il principe? Miss, mia cara miss, non vuoi parlare, io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Questo è un omaggio da Napoli che mi sono permesso di fare per voi. Buongiorno a questi due grandi attori, buongiorno. Avete detto tante cose belle su di me, tantissime cose belle, io mi assetto. Io nel dubbio mi alzo, prego. Stiamo a fare la fiera dei campanelli, stiamo facendo la fiera dei campanelli, prima tu, poi tu e poi, ce l'abbiamo fatta. È un fatto, è un fatto. Eccoci qua. Allora, siamo in mezzo a questi due grandissimi attori che sanno tutto di me. Quindi hanno parlato tante cose buone, hanno detto di me tante cose belle. E io li ho visti, sa? L'ho visti. Quando ero bambino, la mamma, per farmi mangiare la carne, mi diceva: guardate caro, altrimenti non mangi la ciccia, sai? E io sono cresciuto con voi, praticamente. Grazie. Eccoci qua. Sa, principe, che Enzo De Caro ha portato un documento incredibile oggi. Perché in realtà, come dicevi prima, io cercando Totò, come tanti di noi, una volta, tra l'altro vi volevo dare notizie rassicuranti. Possiamo parlare delle cose sì, di casa? Certo. La figlia vostra, Liliana, sta ancora qua con noi. Stanno poche scassate, un po' di chiarello, ma c'è ancora. Quindi quando sarà che vi abbraccerete sarà una cosa bellissima. Poi c'è la nipote vostra, l'Enuccia, che fa tutto bene a casa. Insomma, vi volevo rassicurare su questa cosa qua. Perché io cercando Totò, in realtà, mettendo un po' a posto l'archivio di famiglia, cercando Totò invece ho scoperto Antonio De Curtis. Ho scoperto chi è quel genio che sta alle vostre spalle. E ho trovato, sapendo che c'era questo incontro un po' surreale, ho portato una cosa che spero vi faccia piacere. Ci diamo del voi, abbiate pazienza. È una lettera di Antonio De Curtis indirizzata a Totò.
Bellissimo. Cioè il principe che scrive al suo personaggio, a se stesso. Quindi mi è sembrata una bella occasione per portarvi. Io sono solo l'attore della presente. Sentiamo. E dice: tra me e Antonio De Curtis, come sono nella vita reale, e Totò, come appare in palcoscenico, c'è una differenza abissale. Io uso la mia maschera solo per servire il pubblico, però allo stesso tempo sento che è parte della mia anima. Forse è per questo che io, Antonio De Curtis, non ho pensato mai, nemmeno per un attimo, di fare a meno di Totò. E gli sono grato, non una volta, ma 100 volte. Prima di tutto perché è lui, Totò, che ha dato il successo a me, Antonio De Curtis. Eppure essendo con me per tanti aspetti in antitesi, è lui che mi aiuta ad essere veramente me stesso. Lo so, sembra una storia alla Pirandello, ma è la mia storia. Ebbi l'idea di creare per Totò il suo costume, semplicemente accentuando quella che era la mia situazione vestiaria reale. Pantaloni troppo corti, una stringa da scarpe come cravattino, una camicia lisa col colletto basso. La gente incominciò a sganasciarsi dalle risate davanti a quel burattino che piaceva al pubblico e io lo chiamai Totò, diminutivo del mio nome vero, Antonio. Ma io, Antonio De Curtis, questa mi fa chiagnere questa cosa, devo tutto a Totò. E se non l'avessi incontrato lungo la strada e non l'avessi riconosciuto come l'unico, il solo vero amico della mia vita, Dio solo sa quale sarebbe stato il mio destino. Ne abbiamo passate insieme di tutti i colori noi due. Mi disse che avevo la faccia che serviva a lui e che se non l'avessi accompagnato saremmo andati a morire di fame insieme, anzi, uno da una parte e uno dall'altra, ognuno per i fatti suoi. Aveva ragione lui. Vedrai, diceva, che il pubblico alla fine ci vorrà bene, perché noi li faremo patire un sacco di piacere. Io fui il primo spettatore di Totò e alla fine, nonostante tutto, gli voglio anche bene, naturalmente, a prescindere. Allora, questa è meravigliosa. Ragazzi, questa che appena letto Enzo De Caro è la lettera vera che il principe De Curtis scrive al suo personaggio Totò, che lui ha trovato sistemando gli archivi per la fondazione. Per la fondazione. Cioè, queste sono le vere parole del principe, una cosa emozionante, davvero. Ma tu non lo sai, che quel disgraziato di Totò non mi ha mai ringraziato, mai. Anzi, una volta, solamente una volta mi ha detto, principe, io non so se ringraziarla o non ringraziarla, perché quando ci siete voi non ci sono io, quando ci sono io non ci siete voi, e caggia fa, che potevo fare io, in fondo a me mi tocca andare a lavorare per voi. O turpenarcleato, gli ho detto io, non è modo questo di fare la cosa, hai capito? Se De Caro ha trovato questa lettera, vuol dire che questa lettera te l'ho scritta e dovresti meritarla, hai capito? Scusa Sergio, tu sei rimasto senza parole, da quando è entrato Totò tu sei rimasto... Cosa ne pensi? Ma di lui o di... No, di Totò e di lui. Lo sto guardando, sono rimasto senza dubbio, parole. Io nel dubbio me lo tengo pa' mano. Sai che io faccio la stessa cosa ogni volta che lo vedo. Io nel dubbio lo tocco, dubbio. No, mi hanno colpito molto le parole, è paradossale, però ho sentito delle parole sue che ha scritto Totò che riguardano anche me, quindi penso che appartengano un po' agli artisti, a un po' tutti, quindi no, che si affezionano ai propri personaggi. Ma sei emozionato? Un po', no, perché... Io la prima volta che l'ho visto mi sono commossa, lo dico ufficialmente qua in studio, per cui lo capisco. È vero, perché noi lo vediamo in prova, poi quando lo vediamo dal vivo rimaniamo estasiati. Allora, facciamo una cosa, noi vi lasciamo per un attimo tranquilli a chiacchierare con Totò. Potete dirgli tutto quello che volete e scambiarvi tutte le opinioni che volete. Vi lasciamo per qualche minuto da soli, va bene? Va bene. Il frigo di Tinto! Arrivederci. Andy Luatt, noi siamo ancora qua con Enzo De Caro, Barbara Foria, Sergio Assisi. Perché vogliamo farci una chiacchiera con voi oggi, che siete tre personaggi proprio di anima e core, posso dire anima e core? Sì, partiamo col momento aforisma time, ragazzi. Allora, prima aforisma, eccolo qua, vediamo l'aforisma, è di Gianni Agnelli, niente poco di meno che... Ognuno è playboy, tutti ci provano, alcuni ci riescono, altri no. Partiamo da Sergio, non perché altri mai, no, come mai? Allora, tutti pensano che io sia la prima parte, no? Playboy, sì. Invece mi sento nell'ultima, altri no.
perché non lo sei, non lo sei. Ciao ragazzi, ci vediamo settimana prossima. È una finzione, è una finzione. Ecco, no, sei timido. Sì, sei. Sono molto timido. Il premio per questa risposta a Sergio ha vinto. Grazie. Ecco, dai. Barbara, cosa ne pensi? Beh, penso che l'ultima volta, infatti, i corteggiatori, cioè Playboy, diciamo, non lo so, Sergio. No, perché oggi non ti corteggiano più come una volta, vedi? No, no, non ti mandano più rose, no. Ti mandano questi messaggini. No, sì, ti mandano i messaggini, che ne so, con le faccine. Io mi sono arrampicata al terzo piano su una colonna fecale per arrivare dentro una classe e scrivere su un muro ti amo a una ragazza. E poi ho rischiato la vita, eh? Che hanno sospeso tutta la scuola. Ma la ragazza? La ragazza mi ha avanzato proprio. Qui il vero Playboy è Enzo. Sì, è vero. Ecco, Enzo. Passiamo all'altro aforismo. Enzo, mi raccontano, non so se è vero, che ai tempi della smorfia, di tutti e tre tu eri quello più corteggiato, che le donne si toglievano il reggiseno e te lo tiravano sul palco. Una rockstar. È vero o no? No, di solito venivano anche senza reggiseno. Però c'era un problema alimentare, c'era qualcuno che doveva rimediare la cena e quindi cercavamo l'invito. Dai, Enzo, che da bambina ero innamorata invitare... di lui, adesso che ci penso. Ti posso invitare a cena? Morfia, io dico sì, dico ti posso invitare a cena? Sì, però siamo tre. Che vuoi fa? Se ci invita a cena... lavoro, ma quadremo doveva fare. Agli altri venivano a, come si può dire... Assolutamente dietro di te, totale. Assolutamente. Allora, guardiamo questo pezzo, Totò e il corteggiamento. Vediamo. Ma, tutte mogli? Ma sì. E quante ne sono? 22. 22? Ma allora mi ci vuole un letto a 23 piazze. Ma no, ogni notte ne scegli uno. Ah sì? Vuoi far soletto? No, grazie, non si raffredda. Ma non hai capito. Come non ho capito? Non sai come si fa. Giuro. Tu getti il fazzoletto. Colei che lo raccoglie... Me lo lava. Passa la notte con te. Ma no. Veramente. Urco can. Adesso ti faccio vedere un macello. Faccio un macello. Quante bambole. Quante sono carine. Che dici? Me la fazzoletto? Invece ce lo danno, cioè, vediamo un po'. Vediamo un po'. Oddio, ma il soletto. Queste o quelle per me pari sono. Colonnello! Che c'è? Non voglio pane, voglio una decina di fazzoletti. Ma non ci sono. Solo questo. E allora bisogna adattarsi con questo. Ragazzi, io chiudo gli occhi, eh? Conto fino a tre. Al mio tre, eh? Uno, due e basta! Possono guardare 100 volte questi video e si ride sempre, è una cosa adesso, incredibile. Adesso si potrebbe fare, ci penso io adesso, è, no. È difficile, capito? È di un altro tipo di ironia, sì. Un altro tipo di lettura. Di comicità. Eh sì, e anche poi di poter dire delle cose, di fare delle cose. Perché ma infatti, oggi non puoi fare più nulla, oggi si offendono leggero, tutti. Molto ironico. Ma Totò era avanti, Totò faceva delle battute anche pesanti. Ce lo stavi dicendo prima durante la pubblicità. Fa una scena, per esempio, nel letto a tre piazze, c'è Totò e Peppino sul letto, dove lui è tornato dalla Siberia, un militare che è tornato dalla Siberia, quindi è stato 10 anni di privazioni, eccetera, eccetera. Va, sta sul letto, guarda Peppino De Filippo e gli dice: ma lo sa che guardandola bene, lei non è affatto brutto, sa? Cioè, che per l'epoca era una cosa. Ragazzi, è un ammiccamento allucinante per quei tempi. Era già un fluido arcobaleno esatto, già all'epoca. Tutti i colori di questo. Secondo aforisma, siete pronti? Pronti? Leggerò l'aforisma e poi mi taccio. Voglio sapere solo le vostre reazioni. Eccolo qua. La gelosia non ha bisogno di motivi, lo ha detto Gandhi. Barbara. Cioè, vabbè, perché io non sono gelosa, io no, non sono gelosa. No, 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 di tutti. No, la gelosia. No, non sono gelosa. Niente. Ma quando non è vero, come sei gelosissima. Gelosissima. No, me lo dice la sera, me lo dice. No, è vero, solo di Sergio. Dove sei stata? E per forza. No, la gelosia non esiste, la gelosia è una malattia, è l'antitesi dell'amore, per quanto mi riguarda. Beh, ma che dopo, no, è zero. Qua mo gli diamo l'antitesi, ragazzi. È inutile che dica. Vabbè, tu mo vedi Barbara che si mette a fare così la. È un problema. È un problema suo. Ho capito, ma non ti ingelosisci? Assolutamente no, perché sono talmente sicuro di me stesso. No, la posso dire una cosa. Tanto quando un uomo ti tradisce con un'altra donna, c'è un'unica vendetta, lasciarglielo. Quindi. Questo è vero, brava! Vedi?
Allora, sei d'accordo con me? È un problema suo. Enzo Bacci. No, dico, è meno male che l'ha detto Gandhi. Quindi penso se l'avesse detto qualcuno. No, perché qui le faceva battute, già sai, già, la gelosia non ha bisogno di motivi, ma perché tu l'hai vista la moglie Gandhi. Quindi, non essere così. Non è vero. È la battuta di quindi, no, per fortuna noi siamo contrari alla gelosia, mettendolo sì, proprio nel pensiero sono universale. Quindi l'amore non è bello quando è litigarello. Litigarello è una cosa, la gelosia è un'altra. La gelosia è una malattia. No, scusate, però, seri, nessuno di voi tre è geloso? No, lo sa perché? Tre napoletani non gelosi. Moderatamente. Moderatamente. L'importante è non mostrarlo. Bravo, io sono d'accordo. Io posso dire una cosa seria? Vai, posso dire una cosa seria? Il problema è che facendo questo lavoro, poi per una donna ancora di più, sono gli uomini che sono troppo gelosi, che chissà che si pensano, quella è la verità. Invece no. Mi state facendo pensare che questo discorso richiama sempre a una cosa pericolosa, che è l'appartenenza. Bravo, di qualcun altro. Bravo, quella poi è una patologia, un'altra cosa. Ma la gelosia. E tra l'altro, mi dispiace che, parlando degli schiaffi di Will Smith, eccetera, cioè, ma possiamo dare un pensiero all'unica persona che è stato oggetto veramente dell'offesa, no, a sua moglie, sì, che è quella, invece ancora una volta abbiamo dovuto vedere chi ha torto, chi ha ragione, due uomini, due galletti, ci non ti preoccupare, ma la vera vittima è quella, è la sua moglie, quindi insomma era l'unica destinataria della vera solidarietà, gli altri due lasciamo stare. Vabbè, è vero, giusto, giusto. Ma a proposito di gelosia, in Totò Le Mocò, una donna gelosa di Totò reagisce in un modo un po' particolare, sì, ricorrendo addirittura alle arti magiche. Guardate, pure io l'ho fatto. Dai, poi ci racconti, Ma che? Hai il dono di San Vito, forse? Mi sento pungere. Ma che c'è? Brutto carogna. Ma qui ci sono gli schiaffi fantasma. Che simpatico. Lo so. Vieni qua. Voglio farti provare come sanno baciare le donne del gran mondo quando amano. Sì, sì. Chiudi gli occhi. Voglio farti sentire i miei baci. Ardenti, brucianti. Oddio. Come? Non mi ami più, amore? Vabbè. Nel dorato e variopinto mondo dell'amore arriva anche il tradimento ed è sempre devastante. Parla per te. Ma bravo. No. Parlando per un non lo sa, lei non lo sa, ma perché glielo devi dire? Scusa. Ma lo voglio sapere. Lei non lo sa. Ho capito. L'ho saputo, ma nessuno lo vuole sapere. Nel dorato mondo e variopinto dell'amore arriva il tradimento. Prima o poi. Talvolta sembrerebbe talvolta arriva il tradimento. E vediamo questo aforisma, in tal senso. Dietro ogni uomo di successo c'è una donna e dietro di lei sua moglie. Ah, Groucho Marx, che è un comedian americano degli anni 10-20, molto forte, insomma. Cioè, non ho capito. Pensavo che fosse Marx del Capitale, no, era uno, sono andata a vedere, meno male, era un comico americano. Cosa ne pensate? No, non ho capito chi c'è dietro la moglie. L'amante della moglie. Giusto, bravo. C'è dietro ogni uomo di successo c'è una donna. Un triangolo. Ma secondo me pure un quadrato potrebbe essere. Cosa ne pensate? Ma di che? Di questo aforisma. Dietro ogni uomo di successo c'è una donna e dietro la donna c'è sua moglie. Voglio sapere una cosa, a me mi frega solo di sapere se voi avete la moglie di lui, c'è l'amante di lui. Raga, Enza, aiuta. Mi sono perso. Allora, dietro, secondo lui, intanto il dietro, sapete che poi nascono le voci, non si può dire dietro, bisogna dire accanto. Vabbè, lui ha detto dietro, era tanti anni fa. Dietro un uomo di successo, perché era degli anni 20, è una grande donna. Dietro sua moglie c'è la sua amante. Quindi lui ha per scontato che dietro un uomo di successo c'è sia la moglie che l'amante. No, è l'esatto contrario. Dietro ogni successo vedete c'è una donna. Vedete che non avete capito niente. E noi diciamo, dietro un grande uomo c'è una grande donna. E lui, per fa-
parlare, lo spiritoso dice, e dietro di lei sua moglie. Come no, dire, cioè la moglie e l'amante. Ah, sì, giusto. Scusa, hai ragione. L'amante... Vabbè, non mi piace. L'amante di chi? Sì, sì. Non lo so, non mi piace. Allora, mi lui dice che c'è una donna e dietro di lei sono... È una battuta di spirito che non avete capito. Ah, perché... Tornando... Adesso Enzo De Caro ce lo spiega. Vai, no, Enzo. Assolutamente. Ti prego. Ma, Groucho con i fratelli Marx è stato un capo comico della comicità. No. Un inventore. E metteva sempre dei semi, ognuno pensava alle battute a modo suo. Io per esempio avevo capito che dietro di lei c'era cioè la moglie di lei. Esatto, pure io. Ma io pensavo che era la moglie. Secondo la moglie me di lei. Ragazzi, come sta succedendo? Comunque tassino. Veniamo al dunque. Tutto questo, questa cosa per dire, avete mai tradito? Oh. Avete il coraggio di e dire secondo qui? Te te lo diciamo a te? No, invece lo voglio basta sapere. Basta non dire l'anno. Vai con la batteria, vai con la batteria. Basta non dire l'anno, Barbara. Il tradimento non esiste, il tradimento è superato. È da una cosa vecchia, medievale, quelle per il poliamore, Sergio, no, per la poligamia, dillo. No, è che tutti apparteniamo a tutti, siamo tutti in un universo. Insomma ti stai allargando un poco troppo. Ragazzi, fatemi fare il filosofo. Anzi, mi riprendo, dopo no. questa battuta mi riprendo il provolone. E ti diamo i peperoncini e la caciotta. A proposito di questo abbiamo in Totò Fuorilegge Titina De Filippo che reagisce al tradimento del grande Totò. Diretta TV. E a me è finito, non vi dico dove, adesso un attimo, chiamo il guardiamo il filmato. Io ho un pacco di 800.000 lire. Ah, ecco. Vado 100.000 lire per una. 100.000 lire per ciascuno. A chi le do in consegna? A me! Dopo, questa se la squaglia, Ma tu sei sposato? Sì, purtroppo sì. E com'è tuo moglie? È più carina di noi? Ragazze, voi conoscete la peste bubbonica? Mia moglie è la peste bubbonica. Allora è brutta. È brutta, via, brutta proprio, non esageriamo, via. Brutta no, è racchia. E forse soltanto la racchiedine è antipatica, è avara, è tirata, è nevrastenica, si chiude tutto, si conserva i soldi e non pensa che un giorno o l'altro deve morire anche lei. Ed io non vedo l'ora che crepa, perché quando crepa, io come marito consorte, è reddito tutto. Ora pensiamo a queste manicorie, facciamo un brindisi. Un brindisi! Il primo brindisi lo voglio dedicare a mia moglie. Moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia... Io faccio un brindisi alla facciaccia tua. Bene, allora commentiamo intanto il saluto tra i ragazzi del mio fan club che sono venuti qui quest'oggi per il mio compleanno. Che bello! Grandi ragazzi. Grazie. Si fanno chilometri di tiro, sono molto aggressivi, ma ti vogliono bene. No, ma io mi tratto bene, gli mando tanti bacini. Io amica. Ragazzi, io amica, eh. Mica sorella. Comunque, che dire, dietro un grande uomo c'è una grande donna. Quello sì. Comunque la moglie di Totò, cioè Totò è tornato a casa poi dalla moglie dopo. Certo. Cioè, secondo me qualcosa è successo. Sai che diceva mia nonna era meravigliosa sul tradimento. Sì. Tanta sera da tornare. È quello. È vero. Non succede spesso, ma non vorrei aprire. A volte non tornano, ma adesso parliamo